Voi non eravate venuti qui per garantire il referendum? You don't can guarantee say the organization of the referendum. Yes or not? Yes or not? Yes or not? Yes or not? No, 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 no smile. Yes or not? Questa invece è la caserma delle Nazioni Unite, cioè della MNUSO. Vieni qua, ora. La MNUSO che cos'è? È una missione delle Nazioni Unite che era stata approntata per garantire il referendum dal 1991, il referendum che doveva permettere a voi la autodeterminazione ad eleggere voi stessi la cacciata dei marocchini. In poche parole, voi dovevate scegliere se volevate i marocchini nel vostro territorio o meno, giusto? È giusto, sì. Perfetto. Dal 91 questi signori sono qua, cioè sono passati 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, sono passati 18 anni e si chiama ancora Missione delle Nazioni Unite Referendum Sahara Occidentale. Cioè, ci domandiamo, ma che caspita fanno questi, prima di tutto? Quella R del R referendum, che cosa c'è scritto a fare? Perché c'è scritto R referendum? Che referendum non è mai stato fatto. Una struttura del genere la paghiamo noi per fare cosa? Qua addirittura l'acqua, come potete ben vedere, si spreca. L'acqua si spreca, entriamo tranquillamente nei bagni. Tranquillamente. Acqua a volontà, acqua per pulire i pavimenti. Vedete, i bagni sono perfettamente puliti, non manca niente. Del resto paghiamo noi. Yes. Why? You are pay from all the world and the people. Don't touch me. Don't touch me, sir. This is an international television. I am a reporter world. Remember, you don't touch me. Nell'avvicinarci a questo altro pezzo di muro, il comandante della nostra scorta ci ha detto chiaramente di seguire le tracce lasciate dalla sua macchina, sostanzialmente questa sorta di rotaie, tutto alla nostra destra, che è di qua, scusate, e tutto alla nostra sinistra è letteralmente disseminato di mine. Ci siamo ulteriormente avvicinati e vedete alle mie spalle, è impressionante questo colpo d'occhio, è impressionante, stiamo sempre andando più a sud, chilometri, macinando chilometri, gli scenari continuano a cambiare, il deserto assume delle forme continuamente differenti, il terreno, la morfologia del terreno cambia in continuazione. Quello che non cambia è questo muro che è incredibile, è veramente incredibile. Io sono rimasto stupefatto, come penso probabilmente lo rimaniate anche voi.
Cioè, i marocchini qua, ragazzi, hanno costruito su qualunque cosa. Cioè, si trovavano delle montagne e lo hanno fatto sulle montagne. Questi sono centinaia e centinaia e centinaia di chilometri di muro. È una piana impressionante. Da lì in avanti diventa pericoloso per quello che concerne le mine. Difatti, non mi sogno neanche di andare oltre. Quello che ci interessa, quello che mi interessa sottolineare, è che per l'ennesima volta, vi ripeto, noi ci stiamo avvicinando all'Oceano Atlantico per potervi far vedere tutto il muro. Vi ricordo che sono 2700 km di muro costruiti dal Marocco dal 1980. È un muro presidiato da 160.000 uomini. Ripeto, 160.000 uomini che ogni giorno mangiano. Se noi volessimo anche soltanto calcolare che per far mangiare tre volte al giorno i soldati, tutti e 160.000, si debba spendere soltanto un euro per persona a pasto, sono 3 euro al giorno per ogni uomo, per 160.000. Poi, per cui sono già più di 450.000 euro al giorno. Più mettiamoci il sapone, mettiamoci chiaramente quello che devono bere, come minimo sono 5 euro al giorno. 5 euro al giorno per 160.000 superiamo abbondantemente i 500.000 euro al giorno che vengono buttati nel cesso per poter mantenere questo muro. Il Marocco si fa dare addirittura degli aiuti dalla comunità europea per mantenere questo crimine, perché quello che Nicola vi sta facendo vedere è un crimine, non è soltanto un muro, è un vero e proprio crimine fatto nel nome vostro, perché se è fatto con i vostri soldi è fatto a nome vostro. E la cosa strana è che voi fino a un attimo fa questo non lo sapevate neanche. C'è un popolo, il popolo Sahrawi, che nell'assoluto colpevole silenzio dell'informazione di tutto il mondo deve sopportare, ripeto per l'ennesima volta, di vivere profugo nella propria terra, perché questo è un territorio liberato. Ma loro vivono da profughi, perché le città sono al di là del muro, la capitale è al di là del muro. Per cui non è che questo sia il territorio liberato, per cui, ci siamo liberati una parte di territorio, siamo contenti. Loro vivono da profughi della loro terra, perché nessuno gli permette di vivere al di là. E la comunità internazionale tace, i politici, il mondo politico tacciono. Questa è la cosa colpevole. Ma se tace, se tutto il mondo tace, se l'ONU non fa assolutamente niente, se l'ONU è assolutamente complice di questa situazione, perché nel momento in cui l'ONU dal 1991 manda la missione che doveva essere utilizzata per poter realizzare il referendum, e da 18 anni gli uomini con i caschi blu se ne stanno sparapanzati con l'acqua fresca che scorre da tutte le parti, beati loro, con tutti i vantaggi dal punto di vista dei comfort, vengono in vacanza qua, sono strapagati, questa è l'unica cosa che sa fare l'ONU. Bene, se l'ONU sa fare questo vuol dire che è complice di una situazione del genere. Con i soldi della missione dell'ONU, quanti, non dico condizionatori, ma non dico refrigeratori, perché la gente del Sahara occidentale non chiede assolutamente questo, ma quante decine di contenitori di acqua all'esterno degli ospedali, all'esterno delle caserme, all'esterno dei campi profughi potrebbero essere realizzate? Quante centinaia di litri di acqua potrebbero arrivare direttamente nei vari campi profughi? Quante decine di viveri, migliaia di viveri potrebbero arrivare per alleviare una situazione di questo genere? Durante il viaggio vi ho fatto vedere come è il paesaggio impervio, assolutamente in alcuni casi inospitale, in alcuni casi ancora di più che inospitale. E come se non bastasse, mine. Cioè, non è che io non posso arrivare lì, perché altrimenti rischio di far saltare gli altri. Cioè, vi rendete conto, qui non c'è soltanto il muro, non c'è il problema solo del muro. Qua ci sono le mine. Forse non riusciamo a capirci. Questo è lo scandalo. Allora, se
tutti i governi sono complici. Bene ragazzi, è ora che noi cittadini del mondo ci diamo una svegliata. Abbattiamo il muro della vergogna.